Ciao ragazzi, benvenuti, anzi bentornati nella mia casa. Accendiamo la luce. Sbaglio sempre la luce, non so se capita anche a voi. Finalmente insieme e oggi vi voglio finalmente far vedere in toto la mia casa. Non ho mai fatto l'home tour, spesso e volentieri mi avete chiesto: ma fai un home tour? Fai un home tour? Non l'ho mai fatto proprio perché non lo so, non avevo voglia o comunque non mi sentivo di farlo. Visto che in questi giorni sono riuscita a raggiungere i 2000 iscritti, ne ho voluto approfittare. Ho detto: vabbè, perché no? Quale migliore occasione per fare finalmente l'home tour come tanto mi hanno richiesto? Da dove inizio? Iniziamo qua, ovviamente avete visto, ho aperto la porta. Appena si entra, potete vedere, entriamo nel Iniziare proprio salone. dalla stufa pellet. Io sono in una condizione pietosa, oggi sono inguardabile più delle altre volte. Allora, questa è la porta d'ingresso e questo mi chiedete in tanti: ma che cos'è un mobile? Un mobile? No, è la stufa pellet. Ovviamente c'è il vetro che nasconde la stufa vera e propria. Quest'anno ancora non l'abbiamo iniziata, meno male, non l'abbiamo accesa, meno male perché il pellet con il costo che ha ne stiamo approfittando di queste belle giornate. E quindi finalmente, svelato l'arcano mistero per chi non avesse visto il video sulla pulizia della stufa, questo qua non è un mobile sospeso, ma bensì la stufa pellet. Carico il pellet da qui, molto comodo. E lì ci sono appunto i comandi. Per acquistare questa stufa pellet, a mio marito l'ho fatta disperare perché non mi piaceva nessuna stufa pellet. Le trovavo tutte classiche, fuori luogo, fuori contesto della nostra casa. E quindi non sono, per anni, forse per i primi 4 anni di matrimonio, non sono riuscita a trovare la stufa pellet. Però poi finalmente ci siamo riuscite e l'abbiamo trovata. Questa è la tenda. Sì, è una tenda a pannello, a righe, l'avevamo presa a righe proprio per contrastare la cartela da parati dal lato opposto a quadroni. E questo è il nostro famoso divano. Famoso perché voi dovete sapere che proprio l'altra volta ho fatto rivestire le 3 sedute. Perché le mie figlie e Davide mangiavano sempre sul divano, a parte che non l'ho sistemato bene oggi, si era anche rotto in alcune parti e quindi l'ho fatto rivestire. Questo in realtà l'ho fatto vestire da una mia amica bravissima che è un atelier. Anzi, a proposito, perché di Cosenza, se ne volete approfittare, si chiama Atelier dei Bottoni. E queste 3 sedute, praticamente, non è il tessuto del resto, non è lo stesso tessuto del divano, cioè del resto del divano. Questo l'ho fatto foderare e lei è riuscita con una santa pazienza a trovarmi lo stesso colore. Quindi è stata bravissima, lo stesso bagno di colore. Il tessuto è un po' diverso, però va bene così. E poi mi ha regalato questo piccolo cuscino per abbellire. Purtroppo questa parte dove io ho messo questa coperta pelusciosa è tutta macchiata, non siamo riusciti a sostituirle e adesso ho detto che mi crea qualcosina, quindi vediamo un po' se riusciamo. Ovviamente ho fatto semplicemente rivestire le 3 sedute perché dobbiamo cambiare il divano, quindi per il momento ci accontentiamo di questo. Al centro ho comprato questo tavolino nell'ultimo anno, prima non c'era. I tappeti che io odio, ma questo purtroppo ci deve stare. E qui la parete attrezzata, una parete attrezzata semplicissima. All'epoca l'aveva disegnata Davide e poi l'abbiamo fatta realizzare. È la famosa carta da parati dietro con i quadroni. Allora, questa casa, se avete notato, comunque non è la solita classica casa che potete vedere in giro, perché è una casa dove io e Davide, aspetta, l'abbiamo fatta 11 anni fa, e comunque 11 anni fa non erano queste le case che appunto vedevi online,
o comunque vedevi nei vari esposti nei vari negozi. C'era già, erano molto nel mood già del Tortora, del tranquillo, è tutto molto lineare, poco particolare. Tant'è vero che quando poi hanno visto casa mia, tutti quanti dicevano: ma non è troppo particolare, poi ti stanchi, il divano turchese, la cucina rossa, i quadroni. Ma con Davide ci siamo guardati e abbiamo detto: ma tanto prima o poi si cambia, cambierà la casa così come cambieremo noi. E le nostre personalità, ovviamente, noi non siamo le stesse persone di 11 anni fa. E quindi è ovvio che poi alcune cose come i gusti cambiano, però abbiamo deciso di seguire la nostra personalità e penso che questa casa ci rispecchi molto. La cosa che più mi piace è questa madia, uno stile classico contemporaneo. Qui potete vedere che ci sono questi Swarovski ed è super super comoda. Guardate quante cose vanno dentro, anche perché questa casa è piccoletta e allora devo sempre comunque sistemare le cose per bene perché altrimenti non riesco a ritrovarmi. Io non ho tolto nulla di quello del normale, tipo gli zaini là rimangono sempre, miei e di mio marito, perché voglio che vediate veramente la casa così come la viviamo noi tutti i giorni. Questo è un tavolo della riflessi, è un tavolo tutto di vetro che si apre da 12. E poi andiamo. Qui vedete c'è questa porta di vetro che noi apriamo e questa porta di vetro rimane. Purtroppo, come vi dicevo, le ditate non riesco a toglierle. E entriamo nella cucina. Lì sta bollendo qualcosa nella cucina. La stessa cosa quando ho scelto la cucina rossa. Tu sei pazza, poi ti stanchi, no. Non ci siamo mai stancate di questa cucina, anzi la troviamo sempre più bella. E ci piace da impazzire, sia a me che a Davide, anche le nostre figlie apprezzano molto. Qui c'è un disegnino di Lulu che ogni giorno mi regala un disegno. Quello è un quadro che abbiamo ricevuto alla promessa, non l'abbiamo scelto noi, ma ci sta benissimo. E questa è la cucina. Allora, prima domanda sulla cucina. Bellissima questa cucina, che marca è? Veneta Cucina, è una Veneta Cucina. Io mi sono fissata, volevo a tutti i costi una Veneta Cucina, e meno male perché è veramente di ottima fattura. Allora, l'avete visto nell'ultimo video, avete visto come la pulivo in profondità, quindi conoscete la cucina. Vi voglio far vedere solo la particolarità del mosaico, che l'architetto che ci aveva progettato questa cucina ci aveva suggerito il mosaico proprio per richiamare l'argento e l'acciaio che abbiamo scelto sulle maniglie, sugli sgabelli. Vedete l'isola con i tre sgabelli e il tavolo. Scusate, mi faccio girare la testa. E il tavolo con l'acciaio che richiama. Comodissima. Soprattutto viviamo tanto l'isola, che è un piano d'appoggio meraviglioso. E poi questi quattro cassettoni, meno male, ci salvano la vita, perché se non ci fossero stati, chiudo qui, saremmo stati rovinati perché veramente non ho spazio, la casa è piccolina. Quindi cosa sta bollendo? I ceci, no, scotta, non ve lo posso far vedere. E poi ho una serie di elettrodomestici che non mi piacciono, perché li ho presi in offerta e hanno tutti i colori diversi. Infatti, vabbè, il bollitore lo lascio ancora un po' e poi va buttato e rotto. Lui lo detesto, non perché non funzioni, ma è troppo grande come fornetto e non è comodo, quindi vorrei eliminarlo. Questa è la macchinetta del caffè che abbiamo acquistato da poco. Frigorifero è nuovo, l'abbiamo preso 2 o 3 anni fa, no, 2 anni fa, non mi ricordo, no, forse il 2020. E il tavolino dell'IKEA delle bimbe è il tavolo della Calligaris, così come le sedie e gli sgabelli. E per quanto riguarda questa zona, con Davide avevamo pensato di togliere il tavolino dell'IKEA perché tanto ormai le bimbe lo usano pochissimo, e togliere il portafrutta e mettere un altro pezzo della cucina qui, anche una madia bassa, un mobile basso, per andare a inserire un po' o l'angolo caffè o il bimby con altri elettrodomestici. Vorremmo comprare anche la friggitrice d'aria, quindi sarebbe un ottimo appoggio. Questa è la zona giorno, è una casa piccolissima,
Infatti vi dico la verità che è un po' stracchina per noi, però per il momento è così. Ok, adesso andiamo nella zona notte. Questo è il famoso angoletto che ho dedicato alle bambine. Hanno bisogno di spazio, loro disegnano tanto su questo tavolino e giocano alla cucina, il loro gioco preferito soprattutto di Lucrezia. E quindi volevamo, ho dovuto per forza usare il corridoio perché la casa è piccolina, quindi loro giocano tanto qui. Le case delle bambole lì, non la casa delle bambole, non la calcolano, infatti sto pensando di toglierla. E questo è un quadro bellissimo, un amico di Davide alla sua laurea. Qui ho messo altri quadri, Sant'Agata. E poi qua, vabbè, ci sono i vari attestati, il battesimo, laurea mia di Davide, eccetera, eccetera. Non mi soffermo su queste cose. Poi da qui, dal corridoio, entriamo nella stanzetta delle bimbe. Molto colorata, devo dire. Piccolina, però devo dire la verità che con Davide l'abbiamo pensata bene, insieme all'architetto. Perché essendo molto molto piccola avevamo bisogno comunque di tanti posti dove riporre le cose. Abbiamo messo il comodino e ovviamente quei due cassetti sotto sono contenitori. A destra ho messo tutti i giochi, a sinistra ci sono coperte, lenzuola e quant'altro. Il letto è un letto a castello e lì c'è una mensolina che per il momento ci sono del portafoto e quant'altro, però prima o poi verranno spostati e dovrò inserire altri libri perché a mia figlia Sofia piace tantissimo leggere e quindi abbiamo già tanti libri, molti sono rimasti, li lasciamo al mare perché appunto quelli che legge d'estate li lasciamo al mare, lei d'estate legge molto di più e quindi altrimenti non c'entrerebbero assolutamente. Questo è l'angoletto di Lulu, l'angoletto beauty, non l'avrei toccato. Vedete, questi qua sono i vari cubi con i libri. Noi non abbiamo libri di scuola perché i libri rimangono a scuola e quindi restando a scuola i libri diciamo che c'è spazio per i loro libri, ma effettivamente è una scrivania molto piccola dove io questo cassetto lo uso per accessori l'orio e ciabatte e quant'altro, altrimenti non ci basterebbero. Per il momento gli zaini rimangono a scuola e quindi ce la caviamo in questo modo. Lì ho messo tutti i peluche perché non li sopportavo più in giro e questo pezzettino, se vi ricordate, l'ho aggiunto dopo. Lì c'è tutto l'intimo. Una sola scrivania, va bene. Lì, vabbè, c'erano le mie cose dove lavoro in smart working. Tenda, questa tenda mi piace tantissimo. E questo è un famoso armadio a mezzolette che già avevo fatto vedere tante volte. Questa stanzetta è della GSG, ottima, veramente bella, bella, bella. Ma la cosa mia preferita di questa stanzetta è questa sorta di cabina armadio. Vedete cosa ho messo dentro? Là ci sono tutti i miei cappotti, mantelle, pellicce, giubbini. E un po' di cambio stagione e lì ci sono tutti i vestiti delle bimbe e ho dovuto usufruire di questi cassettoni di plastica dove inserisco tutti vari zainetti, molto molto comodo. Questo armadietto con i cassettini. Allora, parlando del pavimento, tutti quanti mi chiedete di questo pavimento. Allora, sì, è un pavimento che ha i brillantini, purtroppo non rende tanto dalla telecamera, però quando c'è la luce accesa e il sole, la luce naturale, il pavimento è veramente molto molto bello. Se non c'è la luce che riflette il pavimento, i brillantini non si notano, sembra anzi quasi opaco. E poi, accendo la luce, qui abbiamo il bagno di servizio, questo l'abbiamo ricreato con la lavatrice, sta per finire. C'è tutto il mio angoletto make up, amo follemente trucchi, comprerei sempre trucchi. Ho trovato questo tra virgolette metodo per tenere i trucchi, ma mi rendo conto che veramente è poco lo spazio. Infatti qui ci sono altri pennelli, spugnette, ma non ci sono qui tutti i pennelli perché qua ci sono tanti altri prodotti. Vedete, io amo tanto il beauty, quindi mi sono arrangiata così, ma lo spazio è veramente poco.
Poi abbiamo ricavato il bagno di servizio, il water e la doccia. Utilizziamo sempre, sempre, sempre questo bagno super comodo, ma veramente super comodo. Non saprei come cosa fare senza questo bagno. Davide si fa la barba, io mi trucco, le bambine ci laviamo i denti. Il bagno che utilizziamo veramente tutti i giorni, in effetti è sempre distrutto questo bagno. E poi da qui c'è il disimpegno, come avete visto il corridoio, da qui c'è il bagno. È un bagno. Ciao! È un bagno molto particolare. Davide, all'epoca io avevo scelto questa sorta di zebrato, non è zebrato, non mi ricordo come si chiama. E poi avevamo fatto, qui manca la tenda perché l'ho lavata e va rimontata. E qui praticamente avevamo richiamato quella parete nera solo dove ci sono i due pezzi. Mi sono dimenticata di chiudere il water, scusate, è pulito. Vedete? Solo questa parte e poi il resto è bianco. In realtà avremmo potuto fare anche tutto bianco e fare il nero da questa parte, però siccome era il bagno, diciamo, principale e sapevamo che non l'avremmo usato tutti i giorni come il bagno di servizio, abbiamo preferito così. Mi dispiace che non c'è la tenda perché la tenda ovviamente l'avevo abbinato al bagno e forse da qui il pavimento è riuscito a annodarlo. Penso di sì. A me piace l'idea del pavimento tutto uguale in casa, anche nei bagni. Purtroppo nei bagni di servizio non l'ho potuto fare, perché a me i pavimenti diversi nella casa non mi piacciono. Assolutamente non mi piacciono. E questa è la stanza da letto. Allora, il pavimento. Nostra stanza. Allora, questa è una parete glicine e io ho fatto fare il fiore di ciliegio. In realtà questo va a essere uno sticker, solo che il pittore non si era reso conto che poi questo tipo di pittura non avrebbe retto la colla dello sticker e quindi, siccome lui dipinge, mi ha detto no, va bene, ok, te lo faccio io e mi ha fatto questo albero di ciliegio che non so se lo vedete bene con la luce. Ma lo adoro, mi piace tantissimo, molto particolare. Qui ci sono tutte le foto mie di Davide. Vabbè, qua c'è il pigiama che sta asciugando. Qui ci sono tutte le foto mie di Davide. Ho preso i momenti più belli, solitamente in viaggio. Questo eravamo insieme in un viaggio. Qui abbiamo fatto da testimoni. Qua a Granada abbiamo fatto un viaggio in Andalusia bellissimo. Qui in viaggio di nozze, in crociera. Qui ero incinta di Lulu e siamo andati a fare i fanghi, ci volevamo prendere un momento tutto per noi prima della nascita della seconda figlia, perché sapevamo che sarebbe stato un anno particolare. E questo è quando ero incinta di Sofia, Davide che sente Sofì nella pancia. E questo è il mio amato, adorato armadio. Meno male che ho questo armadio perché non so veramente cosa avrei fatto. Ho tanta roba e poco spazio. Cerco di nascondermi perché oggi proprio. Questo l'ho inserito da poco, non so se l'avevate visto. Sempre io e Davide, dei momenti particolari, sempre del nostro rapporto. Qui eravamo a Barcellona e altri viaggi. Per chi non l'avesse capito, io amo viaggiare, praticamente assillo Davide perché vorrei viaggiare continuamente, partire ogni mese, ma non è possibile per una serie di ragioni, soprattutto per il lavoro che fa mio marito, è sempre impegnato e quindi non è possibile, però io sono una viaggiatrice seriale. Foto di Davide e me ai 40 anni e Lulu. Questa è una foto, è un lavoretto che ha fatto Lucrezia per la festa della mamma, l'ho dorato e quindi l'ho messo qua. Allora, la stanza da letto, una stanza da letto sempre con lo stile classico contemporaneo. I comodini sono uguali al comò. E il letto l'abbiamo cambiato da poco perché è quello contenitore. La tenda ultimamente mi piace tutta così. Prima la mettevo con il gancetto, no? Però ultimamente mi piace così. Le case sono belle quando ci sia l'amore. Se c'è amore, ogni casa è bella,
perché c'è serenità e tanta felicità. Io vi ringrazio ragazzi, grazie per essere stato con noi, con me. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, scrivetemi nei commenti come al solito quello che pensate, anche un saluto va benissimo, mi fa sempre piacere leggerli. Vi mando un grosso bacio, iscrivetevi al mio canale e alla prossima volta se vi va. Ciao!